Colonie di ricarica per veicoli elettrici a Piario e a Viladonia è un progetto dell'Unione dei Comuni Lombarda Asta del Serio. Pontenossa lavori di consolidamento in vista per il ponte De Angeli Frua, sarà aumentata la portata di carico. Albino nei prossimi giorni la pubblicazione di un bando con cui diventare volontario comunale. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Colonnine di ricarica per veicoli elettrici, sia auto sia a due ruote a Viladonia e a Piario, il progetto promosso dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Asta del Serio. I tempi non sono ancora definiti, ma i due comuni potrebbero essere tra i primi, tra le amministrazioni pubbliche, a installare in Alta Valle Seriana questi sistemi di ricarica. Ecco, sembra sia in atto una vera e propria rivoluzione nel mondo dei trasporti, si sta sempre di più guardando all'elettrico e anche in Alta Valle Seriana alcuni amministratori iniziano a pensarci. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Ci stiamo pensando seriamente in questo modo. Abbiamo interpellato alcuni costruttori di colonnine di rifornimento. Ci sono delle tecnologie oggi che permettono e permetteranno di andare in tabaccheria piuttosto che da altre parti a caricare la scheda. Uno paga la sua scheda come in tutte le altre cose e caricherà la sua macchina elettrica o ibrida. E dove le stiamo pensando? Come unione Asta del Serio, Piario e Villadonia, e mi auguro che in futuro si aggreghino anche altri comuni, stiamo pensando di metterne una in centro Villadonia e una fuori dall'ospedale, nel parcheggio degli utenti, perché riteniamo che siano le due zone dove c'è maggior traffico e dove anche chi passa potrà fermarsi e fare il pieno, tra virgolette, anche se non sarà pieno, comunque potrà dare una ricaricata alla sua macchina. Perché ci crediamo? Perché vediamo che nelle nostre valli continuano ad aumentare le macchine in generale, ragion per cui più macchine ibride o elettriche ci saranno, meglio sarà per tutti, per la qualità dell'aria e anche per l'inquinamento sonoro, perché le macchine fanno rumore, le elettriche non lo fanno. Che costi ha questo intervento? Bah, ci stiamo lavorando, non ha costi enormi. Noi speriamo di prendere contributo sia dalla regione che magari da qualcuno che ci faccia degli sconti perché è interessato a montare le sue colonnine e addirittura se riusciamo con una certa strada, e questa sarà un po' più complicata, ma già qualche altro comune l'ha fatto, magari anche a costo zero per la comunità. Ecco, queste colonnine avranno la possibilità anche di effettuare una ricarica, tra virgolette, veloce. Noi puntiamo ad avere quelle a carica veloce. E altro particolare, le colonnine saranno dotate di attacchi per qualsiasi tipo di macchina e anche per i motocicli. Lavori in vista per il ponte De Angeli Frua a Pontenossa. L'infrastruttura lo scorso dicembre è stata oggetto di prove di carico con cui sono stati raccolti dati dai quali è emersa la possibilità di aumentare la portata massima da 20 a 40 tonnellate, previa la realizzazione di alcuni interventi di consolidamento. Il Comune ha anche ottenuto dal BIM un finanziamento a tasso zero di 70.000 euro. Nei giorni scorsi è stato anche incaricato un tecnico per la redazione del progetto. Con le opere si mira anche alla riqualificazione dei marciapiedi. Ora andiamo ad Albino, dove il Comune è prossimo ad attivare i volontari comunali. Sentiamo di che cosa si tratta in questa intervista di Nicola Andreoletti al vice sindaco Esposito.
In una delle ultime sedute di Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per i volontari civici. Spieghiamo chi sono e che cosa saranno chiamati a fare. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a diversi nostri concittadini che si sono proposti di aiutare il Comune. Fino a un anno e mezzo fa c'era un problema sostanzialmente assicurativo, ossia il Comune non era nelle possibilità di avvalersi di queste persone, questi cittadini volenterosi che volevano aiutare il Comune, ma a seguito della riforma del terzo settore è stato possibile invece creare il volontario comunale, quindi un soggetto che non è affiliato a nessuna associazione o comunque che non è necessario che sia affiliato a nessuna associazione che vuole aiutare il Comune. Si iscrive ad un registro dei volontari a seguito di una pubblicazione di un bando che verrà pubblicato nelle prossime settimane e dà la propria disponibilità per l'attività che ritiene di poter svolgere. Ci saranno quindi volontari che si occuperanno di servizi sociali, vuoi trasporto di persone in difficoltà, attività in biblioteca, assistenza agli anziani o ai disabili e verranno coordinati dal settore dell'area alla persona. Vi sarà invece poi la possibilità, e su questo stiamo lavorando anche con alcuni consiglieri comunali e l'ufficio tecnico, di effettuare manutenzione di sentieri, di boschi o anche semplicemente di pulizia delle strade, soprattutto per quanto riguarda la presenza di erba ai lati delle strade. Il volontario sostanzialmente vedrà questo bando pubblicato, parteciperà al bando, che è semplicemente un'iscrizione, quindi una formalità. La partecipazione non prevede dei requisiti particolari se non quello di avere la pena penale pulita, essere maggiorenni e essere effettivamente disponibili per dare una mano al comune di Albino e a tutta la comunità. La particolarità è che il volontario viene assicurato dal comune, quindi non vi saranno sicuramente problemi dal punto di vista di eventuali infortuni o altro. E ovviamente è un volontario, quindi non potrà essere pagato, ma avrà diritto, qualora sostenesse delle spese, pensiamo alla pulizia dei boschi, l'utilizzo di strumenti e quant'altro, verrà fornito dal comune, però qualora il comune non avesse i mezzi e il volontario utilizzasse mezzi propri, avrà diritto a un rimborso con un massimo giornaliero stabilito nel regolamento. Per aderire al progetto bisogna dare una disponibilità di tempo particolare? No, ogni singolo progetto sarà strutturato dagli uffici preposti e ogni singolo progetto avrà delle indicazioni orarie che ovviamente potranno essere spalmate nel corso dell'anno e in periodi ben definiti. Il volontario ovviamente è un volontario, non è un lavoratore, deve assicurare semplicemente la disponibilità nei limiti del tempo che ha a disposizione di effettivamente prestare il servizio al comune. Ieri si è spento all'età di 82 anni Ettore Adalberto Albertoni, ex presidente del Consiglio regionale della Lombardia, ex assessore alle culture ed ex consigliere di amministrazione RAI. Alberto Adalberto Albertoni, oltre a essere stato uno studioso che si è occupato di federalismo, è ricordato sul nostro territorio anche per avere sostenuto l'attività di gruppi che si occupano di folklore e tradizioni e per avere sostenuto in particolare il progetto Donna Lombarda. E sabato e domenica ad Ardesio sono attesi gli amici di Ardez. Ad Ardesio un'altra occasione per rafforzare il legame d'amicizia con la comunità svizzera di Ardez. Che cosa succederà nel fine settimana? Allora, sabato e domenica avremo il piacere di ospitare ancora i nostri amici di Ardez, la Svizzera tedesca in Engadina precisamente, e la 27esimo anno che queste due comunità, diciamo, rafforzano la loro amicizia. Come abbiamo detto tante volte, 27 anni fa è stata l'intuizione di Pepi Fornoni, insieme all'allora sindaco Fabrizio Zucchelli, di iniziare questi rapporti con questa cittadina, e finalmente le cose sono nate nel 1991.
Ora, sabato e domenica le giornate saranno molto molto impegnative ad Ardesio. La delegazione che viene da Ardez verrà ricevuta davanti al municipio alle 15.30 per poi accompagnarli nelle case degli artesiani, perché siamo riusciti ancora anche quest'anno ad ospitarli tutti nelle case dei nostri concittadini, e questo diciamo è uno degli ingredienti più belli di un'amicizia del genere e di un gemellaggio. Poi il pomeriggio alle 17.30 ci sarà il momento ufficiale nella sala consigliare del Comune di Ardesio, quindi il municipio. Quest'anno firmeremo anche delle pergamene datate 7 luglio 2018 che andranno a sancire davvero questa amicizia importante tra queste due comunità. La sera poi andremo a Ludrigno, dove ci sono in corso i festeggiamenti per Santa Elisabetta, e devo ringraziare gli organizzatori della Pro Ludrigno che accoglieranno gli amici di Ardez e ovviamente tutte le persone di Ardesio che vorranno essere presenti. E poi ci sarà musica, ci saranno balli, festeggiamenti, quindi proprio festeggeremo questa amicizia. E domenica invece saremo ospiti dagli amici di Valcanale, perché ci saranno i festeggiamenti per la transumanza, e quindi abbiamo proprio voluto inserire il gemellaggio di Ardez in questo weekend importante per Ardesio, perché ci sono già organizzati degli appuntamenti anche particolari come quello della transumanza, e quindi i nostri amici svizzeri potranno essere accolti nel migliore dei modi. Estate ceretese al via nel fine settimana con una serata a base di prodotti tipici piemontesi. Nel fine settimana Cerete Alto è in programma un appuntamento particolare. Esatto, ci sarà una serata basata sulla cucina, basata sulla cucina piemontese, e quest'anno abbiamo deciso di chiamarla Boia Faust, che è un'esclamazione tipica piemontese. E andiamo a ripercorrere praticamente il percorso che abbiamo iniziato anni fa, con le varie serate a tema. Quindi eravamo partiti dalla cucina messicana, poi siamo andati alla cucina argentina, l'anno scorso siamo passati in Toscana, cucina toscana, quest'anno ci siamo spostati più a nord e abbiamo deciso di basarci sul Piemonte sostanzialmente. E sarà una serata quindi con una cucina tipica, appunto, basata sui primi, che saranno dei tortelli alla crema di tartufo. Passeremo poi a dei secondi con brasato al barolo e costate di fassona alla griglia. Il tutto ovviamente, per chi volesse, sarà innaffiato da vino piemontese come per esempio Barbera, Nebbiolo oppure Barolo. La serata inizierà alle ore 19 presso la tensostruttura Cerete Alto, quindi anche in caso di maltempo non c'è nessun problema. E alle ore 21 poi ci sarà un concerto da parte dei simpatici Tri Brute Übel Band, che ci allieterà fino a tarda serata sostanzialmente. Poi l'estate continua con numerosi appuntamenti. Sì, diciamo che questo è uno dei primi appuntamenti per l'estate ceretese. Ci concederemo una pausa nella settimana a metà luglio, insomma, e poi dal 21 luglio ogni fine settimana, sostanzialmente fino dopo il Ferragosto, sarà interessato da vari eventi. Per esempio, diciamo, ci sarà la festa degli alpini a fine luglio, i primi di agosto ci saranno una cena sempre a base magari di pizzoccheri, per arrivare poi nel clou, che è la settimana del Ferragosto, dove avremo il 10 di agosto l'asta delle torte, che ogni anno, praticamente sono diversi anni che facciamo questa serata e devolviamo il ricavato ad associazioni bisognose del posto. Quest'anno abbiamo deciso di devolvere quello che sarà l'incasso all'associazione Insuperabili di Rovetta. Il 12 di agosto ci sarà la serata a base di pesce e l'immancabile super tombolata, dove invito tutti a partecipare. Il 15 di agosto ci sarà il pranzo di Ferragosto, che riproponiamo l'edizione dello scorso anno, che è andata a buon fine, con un buffet, quindi un pranzo buffet su prenotazione. E poi, diciamo, secondo me l'evento clou della stagione è il 17 di agosto, dove ci sarà la serata finale del circuito Cornei Borghi, con appunto la gara Quater Pass su Esopero il Paese, corsa a piedi, e la premiazione finale appunto di questo circuito del 2018. Anche quest'anno abbiamo deciso di dedicare questa serata e tutto l'intero circuito al nostro compianto amico Danilo Fiorina.
Quindi ecco, riassumendo, dalla seconda metà di luglio siamo un punto di riferimento per i villeggianti e la gente del posto che vuole venire a trovarci. Ci siamo dati da fare per organizzare un'estate ancora completa, abbiamo a disposizione un'ottima cucina, siamo con una tensostruttura disponibile, quindi anche in caso di maltempo non c'è nessun problema e siamo lieti di allietarvi per tutta l'estate. Ora ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Eccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Ora ci occupiamo di un romanzo fantasy ambientato in un pianeta lontano e dal titolo La farfalla e gli dèi. La farfalla e gli dèi, prima cronaca winderiana, è il romanzo di Laura Maria Filisetti che verrà presentato domani sera alle 21 in Sala Benzoni a Songavazzo. Non è il tuo primo libro, ne hai pubblicati altri di poesie, è il primo romanzo invece di questo tipo, un romanzo fantasy allo stesso tempo fantascientifico. Anzitutto perché ti sei, diciamo, spostata su questo genere? Perché la letteratura fantasy fa parte del mio bagaglio, da ragazza accanto ai classici ho letto tantissimi fantasy e sono rimasta affascinata da questo universo dove si confrontano le antiche forze del bene e del male. E d'altro canto questa dicotomia tra bene e male è presente anche in tutte le religioni ed è un elemento transculturale che ci connota profondamente in quanto umanità. E l'idea strana, forse ibrida, è la trasposizione fantascientifica di un materiale fantasy, in quanto al posto degli elfi ci sono i Vindariani, ci sono i demoni, ma ci sono anche altre creature magiche e anche orrorose che popolano questo universo ambientato sul pianeta Kallia 01 della Galassia 57. Ovviamente è un romanzo puramente di fantasia, non c'è nessun fondamento fisico, fantascientifico. Do ampio spazio ai miei pensieri più intimi e più fantasiosi, appunto. Un romanzo che nasce in qualche modo per continuare. Certamente nasce come primo tomo di una futura trilogia perché la narrazione resta in sospeso. Ci sono delle storie di personaggi, credo, affascinanti e avvincenti che sono lasciate a metà e che danno adito a futuri sviluppi. Del resto io come autrice, lo dico proprio espressamente nel libro, nella narrazione che è affidata a Punta Celeste, che è il redattore del Dio dell'Amore, Punta Celeste dirà: ecco, questa è la prima parte di una storia che continuerà, che proseguirà, e la storia è avvincente e anche in futuro prevederà la vittoria delle forze del bene e sarà una vittoria trionfale. Quindi per conoscere questo inizio, appuntamento domani sera a Songavazzo, chi interverrà durante l'incontro? Introdurrà la mia amica Antonella Savoldelli e interverrà l'altro amico William Amighetti, che è uno scrittore penso abbastanza conosciuto qua in zona. Passiamo al calcio, l'Atalanta è arrivata in Alta Valle Seriana con il ritiro tra Rovetta e Castione della Presolana. Oggi al Grand Hotel Presolana ha parlato il capitano Papu Gomez. Ricordiamo che gli allenamenti sono visibili dalla tribuna del Marinoni dalle ore 17. Vediamo il servizio di Elisa Cucchi. È bello come sempre, come ogni anno, veramente la gente dimostra non solo in questa presentazione, in ogni giorno nella città, tutto il suo affetto per questa squadra. Quindi ieri veramente c'era tanta gente in vacanza e tutto, e così è tutto, c'era tantissima gente appoggiando la squadra. Bene, bene, qua veramente si sta molto bene. L'albergo, il campo, un po' quelli vecchi già lo conosciamo, quindi veramente ci troviamo molto bene. Ovviamente io sempre ho parole di ringraziamento per la gente di Bergamo, perché me lo dimostrano ogni giorno,
come ho detto prima, nella città, quindi so l'affetto che hanno su di me, anche io, su di loro. Sai come sono io? Io non mi piace fare delle promesse, né le promesse di amore, perché non so come si dice qua in Italia, essere prigioniero delle mie parole, no? Non l'ho fatto mai, neanche ogni anno. Il calcio è molto cambiante, i giocatori sono molto cambianti. Io cerco di vivere il presente. Adesso sono con la testa qua all'Atalanta e non so che può accadere veramente. L'anno scorso, proprio qui al Grand Hotel della Bresolana, ci hai detto che avresti lasciato l'Atalanta solo per una squadra che fa la Champions. Sei ancora d'accordo su queste parole? Sì, diciamo che a parte il mondiale, diciamo che è l'unica cosa che ho fatto il sogno di giocare l'Europa League con l'Atalanta, che anche quello mi mancava, quindi diciamo che anche il mondiale, la Champions mi piacerebbe ovviamente come qualsiasi giocatore, perché è un bel traguardo. Ovviamente fare la Champions con una squadra di Moldavia non è lo stesso che fare con una squadra importante, quindi vediamo, come ti ho detto prima, veramente ogni mercato sono accostato a tante squadre, io questo cioè, conosco il mondo del calcio, conosco questo periodo, quindi a me sinceramente non è che mi muove tanto, se c'è qualcosa di importante si saprà, comunque dopo. Stai bene all'Atalanta. Sì, ovviamente, dai, ho comprato casa 5 mesi fa, sono a Bergamo, sicuramente, non lo so al 100%, ma rimarrò a vivere dopo quando lascerò il calcio, che ancora manca tanti anni. Sicuramente Bergamo, può essere il futuro della nostra famiglia, quindi pensate sì, non sono, per quello che ho visto. Non li conoscono, non li conosco molto ai ragazzi, altri sono stranieri. Diciamo che l'Atalanta comunque ha tempo per cercare di mettere giocatori importanti, perché ha bisogno di giocatori importanti. Se vuole continuare a crescere e giocare una bella Europa League, di nuovo, ha bisogno di questo. Dobbiamo ricordare che ci sono andati Caldara, Spinazzola e Cristante, tre titolari, quindi quelli che arrivano devono essere molto pronti per una grande stagione. Ricordiamo anche la prima amichevole di domenica alle ore 17 allo stadio Marinoni di Rovetta con la rappresentativa valleseriana allenata da Roberto Radici. E ora continuiamo con la rubrica Biberon. Thank you.
grafico per bambini Simona Lazzarini. Professionalità e esperienza al tuo servizio. Regalati un ricordo. Vienimi a trovare a Cazzano Sant'Andrea. Una breve pausa, tra poco. Torniamo in onda con il telegiornale di Antena 2 e ora continuiamo con la pagina degli auguri. Questa sera facciamo gli auguri a Fabio Ferri di Cerete, che festeggia 12 anni. Gli auguri arrivano da papà Enzo, mamma Stefania, nonna Carla, dallo zio Diego e dalla zia Elena e ovviamente anche da tutta Antena 2. E ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle ore 25 minuti trasmetteremo il programma di motori Paddock, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.15 la rubrica di sport S4 Sport Outdoor, alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale tornerà in onda anche sul canale al numero 218 alle ore 21.30. Sul canale sportivo numero 628 alle 20 trasmetteremo S4 Sport Outdoor alle 21.30 Bob Gear Edition, la rubrica di motori. L'almanacco per domani venerdì 6 luglio. Il sole sorge alle 5.31 e tramonta alle 21.19, il culmine è alle ore 13.25, la durata del giorno è di 15 ore e 48 minuti. La luna sorge alle 1.09 minuti e tramonta alle 13.30, la fase lunare, la luna è calante ed è visibile al 53%. La chiesa ricorda Santa Maria Goretti. Ecco le previsioni del tempo, il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso, con rovesce e temporale, temperature saranno stazionarie. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.